Ben trovati a tutti, io sono Santoni Emanuele, responsabile del gruppo Arcieri e in questo video andremo a vedere la figura dell'arciere e i suoi armamenti. L'arciere al tempo era una figura molto semplice, ma tuttavia sul campo molto, molto essenziale. I suoi armamenti erano poveri, semplici, non era composto da molti materiali. La cosa fondamentale era appunto l'arco, che andremo a descrivere a breve, ma ci sono anche altri strumenti molto importanti, tra cui le frecce, composte da un asta in legno molto semplice, punta in ferro e piume naturali. Queste venivano raggruppate in delle faretre, come questa che potete vedere, in pelle, quindi al tempo era appunto pelle animale. Oltre a questo, ogni arciere magari portava con sé anche un coltello per attacchi nemici ravvicinati corpo a corpo, dove appunto l'utilizzo dell'arco era difficoltoso. Alcuni possedevano anche un corno dove veniva applicato un foro e attraverso questo si poteva emettere un suono come segnale di aiuto o comunque di ritirata. Andiamo infine a descrivere l'arco. Qui possiamo vedere un arco in foggia storica con finestra dove qui viene appoggiata appunto la freccia. E è composto da un'impugnatura centrale dove sono collegati due flettenti, quello superiore e quello inferiore, che sono resi in tensione grazie alla corda. La lunghezza della corda è determinata dalla lunghezza dei due flettenti. Gli archi vengono realizzati sia per tiratori destri che per mancini. L'unica differenza sta nell'impugnatura e nella posizione della finestrella. Qui potete vedere un arco per destri dove viene impugnato con la mano sinistra, mentre la destra si occupa di tendere la corda per poi tirare. Mentre per quanto riguarda i mancini, la cosa è esattamente speculare. Possiamo dire infine che l'arco ai tempi d'oggi viene utilizzato come strumento di passione, hobby e sport, quindi anche per olimpiadi, ma anche per rievocazioni storiche come quella del Palio di San Floriano. Tuttavia è molto importante la sicurezza ed è la prima cosa che viene insegnata a tutti coloro che decidono di intraprendere questa meravigliosa arte, in quanto si può praticare sia all'aperto ma anche in posti racchiusi e ravvicinati. Grazie per averci seguito e alla prossima.